Ciao, sono Marco Fratter, da 11 anni istruttore per la Federazione Motociclistica Italiana. Io vi parlerò di abbigliamento. L'abbigliamento fa parte della sicurezza passiva, la quale ha il principale scopo di preservarci dai danni di abrasione ed assorbire l'energia sprigionata in caso di impatto. E per di più ci rende confortevole l'utilizzo della moto, facendoci patire meno il freddo, il caldo, l'acqua e tanti altri piccoli disagi che potremo incontrare durante le nostre ore in sella alla nostra moto. Prima nozione molto importante: affidatevi a dei venditori seri e pretendete abbigliamento omologato e certificato. Ci sono più livelli di sicurezza, a voi sta la coscienziosa scelta di scegliere l'abbigliamento adatto in base all'utilizzo che vorrete fare della vostra moto e al livello di protezione che vorrete avere. Cominciamo la nostra carrellata di abbigliamento con l'elemento più importante e quello attualmente obbligatorio per poter guidare, il casco. Ci sono vari modelli, il jet, che è quello senza mentoniera, il crossover, cui la mentoniera è staccabile, ha quindi la doppia omologazione, jet e integrale, il modulare, che è quello che ho in mano io. La mentoniera si alza, non tutti i modelli però sono omologati per la guida con la mentoniera alzata. Informatevi prima di acquistarlo. E il casco integrale, che ha la mentoniera fissa e senza ombra di dubbio è quello più sicuro. Sono prodotti in più materiali, policarbonato e in fibra. A voi la scelta, sappiate che a ogni tot anni il casco andrebbe cambiato. Odia stare fermo sotto il sole e odia l'umidità. Il casco, se prende una botta anche accidentale che vi cade dalle mani, andrebbe fatto controllare dalla casa di appartenenza, che vi dirà se può essere riutilizzato o è da cambiare. Certi caschi inoltre hanno la possibilità di rimuovere l'imbottitura interna per una più agevole pulizia. Vi ricordo inoltre che il casco deve fasciarvi bene la testa. L'imbottitura sulle guance poi cederà. L'importante, quando andate a comprarlo, è che non vi stringa la parte di calotta superiore. Quella non cederà. Provatelo tenendolo addosso per almeno 10-15 minuti. Chiusura micrometrica o a doppio anello? A doppio anello vi permette una chiusura sempre precisa ed è la soluzione più sicura. Nel giro di poco tempo imparerete ad allacciarlo molto facilmente, ve lo assicuro. I guanti. Sappiate che nella malaugurata ipotesi di una caduta, le mani istintivamente cercano di attutire il nostro impatto, andando a cercare il suolo per prime. Come per il casco, non lesinate anche per i guanti. Ce ne sono anche qua di molte tipologie, in tessuto, in pelle, traforati, estivi, imbottiti invernali, impermeabili, idrorepellenti, lunghi che vi copriranno ben oltre il polso come quelli racing, con le protezioni morbide o con le protezioni in fibra o in metallo. Sappiate che quando si parla di abbigliamento impermeabile vuol dire che per le caratteristiche del materiale non farà passare l'acqua, mentre l'idrorepellente è un capo trattato per facilitare lo scorrimento dell'acqua dalla sua superficie. Consiglio per i guanti? Scegliete la pelle. Ricordatevi che la pelle ha una migliore resistenza all'abrasione rispetto al tessuto. Giacca e pantaloni. Potete prendervi una tuta intera o divisibile dalla vita. Se prendete giubbotto e pantaloni, prendeteli della stessa casa o che comunque possano agganciarsi assieme tramite la cerniera posta dietro la schiena. Anche questo abbigliamento si divide in tessuto o in pelle. Il tessuto può essere di cordura o in fibre miste, cotone e kevlar. La pelle può essere bovina o di canguro. Quella di canguro, essendo un po' più sottile, risulta più comoda, ma a mio parere quella bovina è quella che ha un rapporto qualità-prezzo migliore. Ce ne sono per tutte le stagioni e per tutte le condizioni climatiche come per i guanti. Ne esistono anche di 3 strati, vuol dire che sono formati da 2 strati interni staccabili che uniscono un'imbottitura per il freddo e una membrana impermeabile. Lo strato esterno, quello con le protezioni, ha solitamente delle feritoie apribili per trasformarlo, usandolo senza gli altri 2 strati interni, come giubbotto estivo traforato. Tutto l'abbigliamento è importantissimo provarlo di persona. Le protezioni dei gomiti, delle spalle e delle ginocchia devono aderire bene alle articolazioni.
Non devono dar fastidio o ostruire i movimenti. Provate tutto in sella alla vostra moto o simulando di stare in sella alla moto dentro il negozio. Le protezioni non devono spostarsi neanche in piedi, perché in caso di caduta il corpo assume posizioni incontrollabili, le più disparate, ed è importante che le protezioni rimangano sempre al loro posto per proteggere ciò per cui sono state studiate. Importante, la giacca provatela sempre con il paraschiena addosso. Il paraschiena serve per distribuire in modo uniforme un ipotetico impatto e per limitare un extra inarcamento della schiena. Ci sono a fascia elastica, piccoli, che coprono solamente la zona lombare. Ci sono quelli con le bretelle, che coprono tutta la spina dorsale, e quelli da inserire sulla giacca. Ce ne sono di vari livelli di protezione, 1, 2, 3. Il terzo è il livello più sicuro. Ricordati che ne va di mezzo la tua spina dorsale e che il paraschiena solitamente dura una vita se non prende botte. Quello migliore è quello con le bretelle e con la fascia elastica, come quello che sto indossando io. Quello da inserire sotto il giubbotto però ha il pregio che avete un capo in meno da indossare, ogni qualvolta vi spoglierete anche solo per bere un caffè al bar. A voi la vostra scelta consapevole. Gli stivali. Non usate le scarpe normali per andare in moto. È molto facile che in caso di impatto volino via. Ci sono delle scarpe studiate apposta per l'utilizzo motociclistico, ma neanche a dirlo, l'abbigliamento più sicuro per i piedi sono gli stivali. Alti o bassi vi proteggeranno il malleolo, aiuteranno il vostro piede a resistere allo schiacciamento e alla distorsione. E più alti saranno, più vi proteggeranno la tibia. Anche qua ce ne sono di varie tipologie, per tutte le stagioni e per tutti gli usi. Fatevi consigliare in negozio e non lesinate, soprattutto se poi li userete in ambito turistico, quindi anche per camminare. Ora vorrei parlarvi dell'airbag. L'airbag si gonfia e vi proteggerà il busto e immobilizzerà il casco per preservare la testa e soprattutto l'osso del collo. Certi sono già inseriti dentro il giubbotto, certi invece sono dei gilet da indossare. Sono costosi, sì, ma soprattutto i modelli di innovazione più recenti sono spettacolari per il livello di sicurezza. Chest Protector. Sono delle placche ergonomiche, come i paraschiena, di protezione toracica. Si usano da molto tempo per chi mette le ruote fuori dall'asfalto, ma recentemente sono presenti in tutti gli ambiti motociclistici. Il tempo a nostra disposizione è finito. Non vi ho detto tutto quello che c'è da sapere in fatto di abbigliamento, ci sarebbe voluto troppo tempo. Affidatevi a dei professionisti, sempre, e vi ricordo che il miglior metodo per non farsi male è non cadere, e se a volte è impossibile per cause esterne, altre volte sarebbe possibile evitarlo. Vi invito quindi a frequentare i corsi di guida che la Federazione Motociclistica Italiana vi propone, perché ricordate che del sistema motopilota voi siete l'elemento decisivo della vostra sicurezza, perciò vale la pena investirci. Nella speranza di vedervi presto in moto fuori di casa, vi abbraccio e vi auguro buona strada, qualunque essa sia.